e in particolare la poesia intorno a noi. Non faccio i nomi dei colleghi perché mi sembra inutile, tanto più o meno ci arriviamo tutti, insomma. Ma c'è quest'aria oggi, faccio quest'ultima metafora, il mondo della poesia è diventato, sta diventando un po' come gli ultimi giorni della Repubblica Sociale di Salò. Quando i giorni sono contati e allora viene fuori la crudeltà, la cattiveria, i tentativi di avvelenare il caffè del vicino, cioè viene fuori di tutto, ma è la disperazione del tramonto. Credo che stiamo vivendo questo. Ma comunque, il ritardo. Se non ci fosse il nostro realismo terminale, sarebbe una iattura e il tempo un'ingiallita vecchia foto che crede il Novecento in piena vita. La poesia di tale ritardare è quei mattoni messi nelle tasche del condannato per impiccagione, e forse gli incrementeranno il male, ma non va oltre il loro carnevale.